Tu che sai bene di cosa sei colpevole, questa è per te. Sigla. In Japan, there is a game known as a Monster Hunter Cross, the latest game in the Monster Hunter series. And now it is coming west as Monster Hunter Generations. Ciao a tutti, io sono Pietro Spina, Pittanza, e questa è una nuova puntata di Pittanza Dice. In questa occasione parleremo di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero Monster Hunter Generations, il suo annuncio in Occidente, appunto è la versione occidentale di Monster Hunter Cross, e di cosa Capcom ha combinato sui nomi dei mostri. Penso l'abbiate già intuito da quello che abbiamo visto in precedenza, però ci tenevo a dire la mia su quello che potevano essere gli adattamenti. Per carità, in fase di passaggio dal Giappone all'America, Capcom ha una totale libertà, però alcuni nomi sono davvero mal posti, quindi prendendoli in considerazione uno per uno vi dirò cosa ne penso. Andiamo ad affrontare quindi l'adattamento dei nomi dei mostri in Monster Hunter Generations, valutando dal meno grave a quello che è invece il più tragico in assoluto. Cominciamo con Gamut. Qui non c'è molto da dire. Gamut, Gamut, siamo sempre lì, quasi un mammut. Giusto, potremmo dire che abbiamo sfiorato un clamoroso Popodrome. Dai, sarebbe stato epico. Chi non ama i Popo? Voto per Gamut. Ma direi positivo assolutamente, nome riconoscibile all'originale, perfetto, centro assoluto, 9, perché comunque la fedeltà viene prima di tutto, quindi voto pieno no. Secondo mostro andiamo al Tamamitsune, diventato Mizutsune. Il Tamamitsune si presenta come un leviatano a metà strada tra l'Ajacrus e la Matsumagatsuchi. Il nome occidentale, Mizutsune, sarà piuttosto da pronunciare per noi italiani che con le Z ci andiamo sul pesante e 99 su 100 lo leggeremo Mizutsune. Prepariamoci a visite dall'otorino laringoiatra o battute su meridionali con poca igiene personale. Diamo un voto al Mizutsune. Dai, un 6 più, ci sta. Comunque il nome è simile all'originale, è un adattamento discreto. Buona, buona anche questa, Capcom, dai, ci siamo. È il momento di addentrarsi nel territorio dei nomi pericolosamente adattati. Incominciamo col morbido, andando a parlare del Raizekus. Raizekus? Diventato Astalos. Ratalos, Diablos, Monoblos. C'era bisogno proprio anche di Astalos? Sì, è vero che la struttura fisica e alcune mosse possono accomunare queste specie diverse, ma trasformare e semplificare Raizekus avrebbe portato ad un nome secco e deciso come Raizex, che non avrebbe portato confusione alcuna con altri mostri. Un peccato davvero. Che voto diamo ad Astalos? In questa occasione non mi sento di essere così buono. Nome totalmente diverso, dovremmo abituarci. Più di un 5, non te lo do a Capcom, mi dispiace. Soprattutto alla luce di quello che sta per accadere adesso. Prendiamo in considerazione Ororo Ururu, diventato Malfestio. Concordo sul fatto che Ororo Ururu sia un nome decisamente poco adatto all'export, ma in questa occasione sembra che il team abbia preso un grosso calderone in cui buttare i nomi dei classici malvagi, Malefica, Mefisto e via dicendo, frullando tutto per poi pescare dunque il più indicato per un gufo violaceo capace di invertire i comandi del giocatore. Va bene che essendo un uccello rapace è in grado di girare il collo a 180, ma non mi sembra il caso di richiamare atmosfere degne dell'esorcista. Voto per Malfestio. Io non so proprio cosa dire, mi vengono in mente quei cattivi dei cartoni animati, alti, magri,
strani, dinoccolati, che stanno nell'ombra, tutto il contrario di questo gufo così dinamico e vivace. Quindi niente, insufficienza piena. Esistono voti tra 0 e meno infinito? Ecco, prendete in considerazione uno di quelli. E pensare che il peggio deve ancora venire. Parliamo del nostro caro Dino Valdo. Dino Valdo, il dinosauro Araldo. Dino Valdo, nome paffuto, atteggiamento cazzuto. Dino Valdo, ti spacca le ossa e le vende in saldo. Ok, basta. Mi rendo conto di come non sia un gran nome, ma credo che qualsiasi cosa sia meglio di Glavenus. Che poi, pronunciandolo, viene fuori Glavinas. Molto meglio Dino Valdo. Vabbè, ok. Il più terrificante dei quattro mostri elite, armato di coda d'acciaio, in grado di accendersi come una pietra focaia, è quello che subisce il trattamento peggiore per quel che concerne il nome. La domanda vera è, cosa pensate quando leggete Glavenus? Dare un voto a Glavenus. Dare un voto al passaggio di nome perfetto con Dino Valdo a Glavenus. Glavenus. Più lo senti, più ti rimane... Il voto è determinato da litri delle lacrime che sto versando in questo momento. Nessuno mi riporterà il mio Dino Valdo, il nostro acciarino, il nostro Godzilla, il nostro manicure pedicure di fuoco. Capcom, mi hai fatto del male questa volta. E anche in questa occasione lo show si è concluso. Abbiamo trattato un argomento che stava personalmente a cuore, da buon cacciatore che sono, e spero di ritrovarvi anche la prossima settimana. Sapete benissimo dove scrivere, a chi scrivere e perché scrivere, perché lo vedrete voi. Se avete consigli, suggerimenti, qualsivoglia annotazione da farmi, io sono qua. Ci vediamo alla prossima occasione.